Ciao ragazzi, benvenuti a The Wildlife Corner, il canale della fotografia naturalistica. Nel video di oggi voglio tentare di rispondere ad una domanda che mi fanno spesso, e cioè quella su come si fa a trovare gli animali, quali sono gli orari migliori, dove sono i posti migliori per andare. Prendo spunto da una domanda che mi ha fatto una persona che segue il canale, che mi chiedeva delle cose specifiche relativamente all'Abruzzo, ma molte delle cose che avevo in mente di dire sono in realtà applicabili a qualunque altro posto in Italia. Allora, prima di rispondere alla domanda vera e propria, volevo cogliere l'occasione per dire qual è la realtà della foto naturalistica, perché uno magari guardando i social media, guardando Facebook, Instagram, si può fare un'idea sbagliata di come funziona questo genere fotografico. Molti fotografi, me compreso, hanno l'abitudine di pubblicare delle foto regolarmente, magari una volta al giorno, una volta a settimana, una volta al mese, quindi uno può pensare che il fotografo naturalista ogni volta che esce porta a casa la foto del secolo. Ecco, questa è una cosa che è assolutamente lontana dal vero. Per una persona che ha scelto di fare foto in natura, chiaramente non è facile portare a casa delle foto, perché gli animali non sono in un parco recintato, non sono in uno zoo, sono in posti dove bisogna trovarli. Spesso quando li si trova sono in posizioni fotograficamente impossibili, con la luce sbagliata, in condizioni assolutamente sbagliate, con dei disturbi da parte di altre persone. Quindi è molto più facile tornare a casa senza foto piuttosto che tornare a casa con la foto del secolo. Quindi intanto, se siete delle persone che avete iniziato da poco a fare queste foto e se vi capita di uscire e non trovare nulla, la cosa è assolutamente normalissima, non vi dovete assolutamente preoccupare. Per quanto riguarda invece dove trovare gli animali e come trovarli, allora qui diciamo che bisogna partire da un presupposto che non è quello fotografico, cioè ma è quello di capire come funziona il mondo degli animali. Gli animali, a differenza di noi, non fanno delle cose senza un motivo generalmente. Noi magari andiamo all'Apple Store a Roma Est, dobbiamo riparare il nostro iPhone, e poi siamo un po' annoiati, decidiamo di fare due passi nel centro commerciale e magari ci spendiamo l'intero pomeriggio. Ecco, questo tipo di situazione nel mondo animale è difficile. Gli animali generalmente fanno le cose perché hanno un senso dal punto di vista evoluzionistico, generalmente per salvaguardare la loro esistenza, quindi per difendersi dai predatori, per alimentarsi, per riprodursi. E quindi bisogna tenere presente nella ricerca degli animali quali sono le caratteristiche delle specie che noi andiamo a cercare e quali sono i loro comportamenti abituali. Quindi intanto un primo passo importante è quello di scegliere dei soggetti che ci piacciono, vedere le zone dove potenzialmente possono stare, ma studiare anche il loro comportamento. E bisogna anche rendersi conto che, benché ci siano delle regole generali, chiaramente ci sono dei periodi in cui queste regole si applicano meno, e cioè generalmente gli animali sono molto più attivi la mattina presto, la sera quando comincia un po' ad esserci meno luce, diciamo dopo il tramonto. Sono dei momenti abbastanza interessanti. Gli animali li scelgono per varie ragioni, ma tanto per difesa dai predatori, perché evitano anche il contatto con l'uomo, magari perché le condizioni climatiche sono più favorevoli, pensate a giornate calde come queste di questo periodo. Insomma, fatto sta che questi sono i momenti in cui si trovano più facilmente. Quindi se uno vuole fotografare degli animali, intanto arrivare in un luogo anche con la potenzialità di fotografare animali come il Parco Nazionale d'Abruzzo, ma arrivarci alle 9 di mattina, vuol dire probabilmente non trovare nulla. Se uno invece parte molto presto, arriva molto presto, le sue possibilità cominciano ad amplificarsi. A me capita spesso di venire nel Parco Nazionale d'Abruzzo direttamente dalla zona a sud di Roma, quindi io parto molto presto per andarci, quando vado in giornata anche alle 3:30, e quando arrivo in prossimità del parco, e circa in due ore e qualcosa di viaggio, mi capita di incontrare spesso sulla strada, che mi attraversano sulla strada volpi,
lupi, lepri, qualche volta qualche civetta che vola, magari sono condizioni in cui la luce è ancora scarsissima, però per dirvi che sulla stessa strada dove non vedete assolutamente nulla alle 9 di mattina, invece a quell'ora c'è già una vita ben diversa. Quindi questo è il presupposto essenziale, cioè scegliere gli orari specifici. Questo non vuol dire che non si possano fare foto anche nel mezzo della giornata, che se uno va in montagna a fare un'escursione alle 9:05 toglie la macchina fotografica, perché possono sempre capitare delle opportunità. C'è l'opportunità anche di sfruttare situazioni di luce magari non ottimali, con una serie di tecniche in certe condizioni. Poi ci sono magari animali che sono in ombra anche nel mezzo della giornata, se siete in un bosco assolutamente si possono fare, però la probabilità, diciamo, di incontrarli è maggiore in queste ore. E anche se volete andare in dei sentieri dove è possibile incontrare animali, chiaramente ci dovete andare molto presto, o se volete andare in zone dove magari ci sono avvistamenti frequenti, che vi dirò tra poco, è meglio andarci ovviamente prima che sorga il sole, in modo che gli animali non vi vedano, non richiate disturbo, magari vi mettete lì comodi, sdraiati sotto una bella rete mimetica e ci sono ovviamente più possibilità di poter fare delle foto. Per quanto riguarda però queste regole generali, chiaramente ci sono dei periodi in cui comunque è più difficile fare le foto. Per esempio, questo periodo specifico, l'estate, è abbastanza complicato, le giornate sono caldissime, quindi gli animali tendono ad essere veramente poco attivi durante la giornata e soprattutto tendono ad essere in zone dove c'è una ragione per essere, e cioè per esempio vicino a delle pozze d'acqua, perché ovviamente come abbiamo caldo noi, hanno caldo anche loro, hanno bisogno di dissetarsi, di rinfrescarsi, e quindi magari li trovate in zone di questo tipo, che però magari sono in alta montagna dove ci vogliono 3 ore per arrivare, quindi se uno va in una vallata dove di solito ci sono gli animali, magari non li trova. Per esempio, in Abruzzo c'è una città che si chiama Villetta Barrea, che sicuramente chi è della zona conoscerà benissimo, intanto anche chi è della zona, diciamo, di Roma, perché è un piccolo borgo che si caratterizza per il fatto che molto spesso i cervi vanno addirittura a spasso per la cittadina, e in particolare dietro alla città, appena fuori dalla città, c'è un campeggio con un bosco molto bello, un bosco semiallagato, dove spessissimo in inverno ci sono i cervi. Se però ci andate in questo momento, non riuscirete a trovarli neanche con un binocolo, perché il campeggio è pieno di persone, e quindi chiaramente gli animali non ci sono. Anche se quella è una zona ricca d'acqua, magari la mattina prestissimo è possibile che li avvistiate, ma sicuramente se decidete di fare una passeggiata lungo il corso del fiume alle, non so, 9:30, non ne vedrete sicuramente nessuno, mentre magari solamente 2 mesi fa, o meglio ancora in periodi più freddi, è più facile poterli avvistare. Ecco, quindi bisogna tenere presente che per determinate specie certi momenti sono più complessi. Se invece andate in una zona umida, ci sono degli animali che sono venuti per svernare, insomma, che hanno fatto una migrazione verso di noi e che sono ancora qui, che hanno nidificato magari, che hanno i piccoli, oppure animali che sono stanziali e quindi magari potete fare foto in maniera più facile. Per esempio, qui da noi, nella zona del parco naturale del Circeo, ci sono degli stagni, dei posti in cui si riesce comunque a fare delle belle foto anche in questo periodo. Però ecco, tenete presente che comunque delle situazioni sono più favorevoli in certi momenti dell'anno piuttosto che in altri. Per quanto riguarda le domande specifiche che mi hanno fatto sull'Abruzzo, allora io in Abruzzo generalmente vado in una serie di posti che adesso vi dico senza problemi, nel senso che io non sono uno di quelli che nasconde i posti dove va come fanno altri colleghi, però tenete presente sempre che non è detto che in un posto dove ci siano delle possibilità si fotografano comunque gli animali, e non è detto che li trovate la volta che andate. E a me capita molto spesso di andare e non trovare assolutamente nulla. Per esempio, oggi sono reduce da una spedizione in Abruzzo, sono stato in un posto dove tra l'altro non ero mai stato, in una zona che si chiama, una piccola città che si chiama Pedrella Liri, dove tempo fa sono stati reintrodotti dei grifoni qualche anno fa, e c'è un sentiero che parte dalla base del paese, sale sopra questo monte che si chiama Monte Arunzo, e sono andato a fare questo sentiero stamattina molto presto. Sono partito alle 4 da casa e sono andato sopra. Sono
Sentiero, diciamo, abbastanza agevole, insomma, mediamente difficile, direi più facile che difficile, si può fare tranquillamente, un'oretta e mezza di salita più o meno e altrettanto di scendere, e su questo sentiero mi avevano detto diverse persone che spesso salendo si vedono questi grifoni che girano e volteggiano nell'aria. Però oggi dei grifoni non c'è stata neanche l'ombra, quindi nonostante tutti i miei tentativi, diciamo, di avvistamento, binocolo, eccetera, non ho visto nessuno. Quindi ho fatto una discreta fatica, perché comunque, insomma, faceva già caldo alle 6 di mattina quando sono arrivato e non ho visto assolutamente nulla. L'unico animale che ho visto in coda sono un capriolo, forse due, non so se era lo stesso che ho visto in due momenti diversi, ma non sono riuscito neanche a fotografarlo perché in tutte e due le situazioni mi è spuntato davanti in una posizione impossibile, quindi in un caso proprio non sono riuscito a metterlo a fuoco, nell'altro sono riuscito a metterlo a fuoco, ma praticamente si vedono solo le orecchie che spuntano dall'erba. Quindi diciamo che dal punto di vista fotografico la giornata non è stata eccezionale. Eppure, facendo poi una passeggiata nella zona di Pescasseroli, sono riuscito comunque a portare a casa una foto, che è questa che vedete adesso passare qui, che vi faccio vedere per dirvi che comunque poi se uno si impegna e, diciamo, persiste, qualcosa porta lo stesso a casa. Questa foto è molto carina dal mio punto di vista, molto difficile da fare perché l'uccellino si trovava all'interno di un fogliame estremamente folto e sinceramente non pensavo di riuscire a metterla a fuoco, invece sono riuscito a tirare fuori una cosa interessante. Però, come vedete, l'obiettivo della mia uscita è totalmente fallito. Questo è uno dei tantissimi casi in cui io sono andato, ho fatto tantissima strada, ho fatto tantissima fatica, ma non sono riuscito a portare a casa lo scatto che volevo. Quindi questo posto è uno dei posti che appunto vi ho appena detto, ma magari se ci andate 5 volte può darsi che non vediate mai i grifoni e magari la sesta volta ce ne sono 500. Quindi ecco, questo è il rischio che si corre ovviamente andando in natura. Per quanto riguarda le zone invece che frequento più, diciamo, insomma, più abitualmente nella zona che vi dicevo prima, io spesso vado nella zona compresa fra Opi, Pescasseroli, Villetta Barrea, Civitella Alfedena. Questa zona è molto interessante perché, vabbè, Villetta Barrea c'è questo campeggio che vi dicevo con il bosco dove spesso si riescono a fare belle foto ai cervi, spesso quando ci sono i piccoli cerbiatti le mamme si trovano in quella zona perché si sentono abbastanza protette. È una zona molto, molto interessante e anche molto facile perché chiaramente non bisogna salire molto in coda. Nella piana di Opi spesso si vedono passare i lupi, per un certo periodo si vedevano molto regolarmente, adesso un po' di meno, però ogni tanto comunque si vedono. Nella zona di Pescasseroli spesso si sono visti orsi anche semplicemente lungo la strada, oppure diciamo ci sono due sentieri dove io spesso vado interessanti. Uno si trova fra Villetta Barrea, cioè fra Opi e Villetta Barrea, si chiama Pianezza, è un sentiero dove si sale per, diciamo, una cinquantina di minuti più o meno, poi dipende dal vostro passo, abbastanza ripido ma comunque assolutamente fattibile. Si arriva sopra in una zona dove c'è il confine della riserva integrale, quindi appostandosi lì sopra spesso si vedono uscire da questa zona della riserva cervi, camosci, lupi, orsi, insomma può uscire di tutto. Io personalmente non sono mai stato molto fortunato in questo posto. Ho fotografato qualche volta i cervi, i camosci, non mi è mai capitato di vedere lupi e orsi lì sopra, ma ci sono tantissimi amici, colleghi fotografi che invece hanno fatto delle ottime foto, addirittura con orsi veramente a distanze super ravvicinate, quindi è un posto molto molto interessante. Chiaramente bisogna avere la voglia di fare un po' di fatica per salire e rischiare ovviamente di non vedere nulla. Un altro sentiero che a me piace tanto va da Pescasseroli verso un rifugio che si chiama La Cicerana, ed è un sentiero interessante perché nella parte finale di questo sentiero, quando si arriva su una specie di piana, poco prima di arrivare in vista del rifugio, che sembra vicino ma non lo è quando si vede, c'è una zona in cui ci sono spessissimo tracce di lupi. A me in inverno è capitato molto spesso sulla neve di trovare tantissime tracce, quindi ci vado ogni tanto a fare dei tentativi. Per ora non sono riuscito a mai
a beccarli lì sopra, ma insomma sicuramente vale la pena. Tra l'altro il rifugio si mangia anche benissimo, se uno poi dopo che ha fatto la faticata vuole fermarsi al rifugio è anche, diciamo, un premio meritato. Per esempio i lupi, a me è capitato di fotografarli, di fare un video che poi vi linko qui sotto, che è anche un video che ha avuto milioni di visualizzazioni perché era una situazione carina, quella del cavallo che si rotola in mezzo ai lupi. Mi è capitato di farlo nella piana di Opi, praticamente per puro caso, senza fare nessuna fatica. Quindi vedete, non sempre la fatica è commisurata al risultato, però ecco, diciamo, il principio di fondo è sempre quello di persistere, di provare, di andare nei posti più probabili, nei periodi ovviamente più adatti per quella specie. Sicuramente questo è uno dei meno adatti per fare cose facili, e quello di, diciamo, di studiare, di cercare di conoscere gli animali che si intende fotografare. Un altro consiglio che vi do, però importantissimo secondo me, è quello di, se volete massimizzare le vostre opportunità, è quello di fare delle uscite con delle guide locali. Questo ha un doppio vantaggio, uno per voi e uno per il territorio, che però poi indirettamente si riflette positivamente anche sulla comunità, diciamo, dei fotografi. Ci sono tantissime guide, accompagnatori di media montagna, anche guide alpine in altre zone del parco, che hanno una grandissima esperienza, che sanno sicuramente meglio di noi dove sono gli animali, perché è il loro territorio, sono nati lì e lo frequentano da anni, quindi sanno dove trovare gli animali, sanno dove ci sono le pozze d'acqua, sanno più o meno le abitudini degli animali, sanno dove per esempio l'orso va a mangiare il ranno e quindi dove trovarlo in uno specifico periodo dell'anno, e vi possono accompagnare. Ovviamente anche lì non siamo in uno zoo, vi dovete aspettare il risultato garantito, ma vi possono accompagnare e massimizzare le vostre opportunità, tra l'altro diminuendo anche i rischi che uno corre andando da solo in zone che non conosce. Io generalmente non diciamo, vado da solo in sentieri di quelli che conosco, quelli che potrei fare anche bendato e in ginocchio. Quando si tratta però di cose che non conosco, tendo a non andare mai da solo e ad andare con qualcuno, perché insomma in montagna è sempre bene non andare da soli. Qualche volta corro qualche piccolo rischio in più, per esempio stamattina il sentiero che ho fatto non c'ero mai stato e sono andato da solo, però insomma lo avevo visto prima, avevo visto la distanza, avevo visto l'elevazione, insomma 400 metri per un'ora e mezza di salita, so che rientra in quelle cose che per me sono, diciamo, moderatamente facili, e quindi ho corso, diciamo, questo piccolo rischio. Però insomma, cose più consistenti, sentieri che durano magari 3 ore, 4 ore, ecco, diciamo, vi consiglio sempre, se non siete esperti di montagna, ma anche se non ci siete mai stati, magari di andare prima con una guida, perché veramente vi può migliorare tantissimo anche il risultato fotografico e appunto diminuire i rischi. Nella zona che vi ho citato, cioè Civitella Alfedena, Villetta Barrea, saluto, faccio una pubblicità sfacciata al mio amico Pietro Santucci, che è la guida con cui io vado più spesso, e che è veramente una delle persone che conosce meglio il territorio, ma ce ne sono ovviamente tantissimi altri, potete trovare sicuramente, se cercate su Facebook, su Google, tantissimi riferimenti, e questo veramente vi può dare, diciamo, una spinta maggiore, magari dandovi anche qualche soddisfazione che rinforza la vostra passione per la fotografia, perché chiaramente diciamo, uno sa che il risultato non è garantito, ma poi quando torna a casa con una bella foto è molto soddisfatto, e quindi questo, diciamo, aiuta a rinforzare in maniera positiva il meccanismo. Il vantaggio invece sul territorio, che poi indirettamente ricade anche su di noi, è che chiaramente andando anche con delle guide del luogo aiutiamo a sostenere l'economia di questo territorio, perché queste persone vivono chiaramente di turismo, vivono di turismo ecosostenibile, vivono dell'accompagnamento di persone come noi che sono appassionate di natura, e il sostenere questa economia aiuta a difendere il territorio, aiuta a preservare gli spazi naturali, aiuta a preservare gli animali. Se vedete la differenza di atteggiamento che c'è in Abruzzo nei confronti dell'orso, per esempio, rispetto ad altre zone d'Italia, e alla tutela di questa sottospecie, che
è veramente a rischio. L'orso marsicano si aggira intorno alle 50 unità, quindi è fortemente a rischio. Vi renderete conto come la difesa del territorio è estremamente importante. Quindi la nostra, diciamo, il nostro apporto economico nel territorio aiuta anche a preservarlo e indirettamente a lasciarlo a disposizione di noi e di chi verrà dopo per poter godere di queste bellezze della natura invece di trovare solamente distese di cemento. Bene ragazzi, spero di aver risposto alla domanda che mi era stata fatta e di avervi dato qualche spunto di riflessione interessante. Come al solito, se avete dubbi, domande, potete lasciarmeli qui sotto, sarò felice di rispondervi. Ci vediamo nel prossimo contenuto.